Ok. È appena terminata la seconda unione civile che viene celebrata qua nel comune di Sanremo. Qual è la situazione delle unioni civili negli altri comuni della provincia di Imperia? Dunque, sì, è la seconda unione civile del comune di Sanremo. Credevo che fossimo in pochi a saperlo, invece è il solito segreto di Pulcinella. È la prima unione civile pubblica di tutta la Liguria. La situazione in provincia di Imperia direi che è abbastanza rosea, nel senso abbiamo contattato tutti i comuni della provincia di Imperia, abbiamo ricevuto risposta da molti di questi comuni, molti di questi hanno ricevuto domande di unione civile che saranno celebrate nei prossimi mesi, altri ancora non ne hanno ricevuto ma senz'altro le riceveranno. Diciamo c'è stato il solito boom dopo questo silenzio di 30 anni in cui le persone omosessuali non potevano sposarsi. La situazione in provincia di Imperia quindi è piuttosto rosea, abbiamo ricevuto grande collaborazione da tanti comuni, è inutile citarli perché ne dimenticherei senz'altro qualcuno, visto che siamo a Sanremo voglio solo ricordare Sanremo, ricordo anche Ventimiglia che si è spesa sin da maggio, aveva promesso che sarebbe stata tra i primi comuni a celebrare le unioni civili, che sarebbe stata pronta da subito e così è stato, ma anche altri comuni hanno dato risposte positive. Abbiamo avuto in realtà alcune difficoltà con altri comuni, come sapete, che pubblicamente hanno dichiarato la loro ostilità alle unioni civili. Senza citarli, io ricordo a questi sindaci che si oppongono alle unioni civili che opporsi con obiezione di coscienza è vietato dalla legge. E quindi noi andiamo avanti per la nostra strada sapendo che la legge è dalla nostra parte, che la maggioranza delle istituzioni sono dalla nostra parte e che monitoreremo attentamente tutti la situazione affinché tutto si svolga regolarmente in tutti i comuni della provincia di Imperia. Potremmo avere qualche numero sull'universo LGBT in provincia di Imperia? Beh, le statistiche a livello mondiale, che poi si distribuiscono equamente in tutte le parti del mondo, dicono che la comunità LGBT del mondo si aggira intorno al 5-10%, secondo alcuni più recenti dati siamo più vicini al 10%, quindi in provincia di Imperia possiamo dire che la comunità LGBT è composta da circa 25.000 persone, su un totale di 250.000 residenti in provincia di Imperia. Adesso che avete ottenuto questo traguardo, quale sarà la prossima battaglia sui interreti? Beh, ci sono due punti importanti da sistemare. Il primo è l'uguaglianza totale, ossia il matrimonio egualitario. Questa legge è importante, è un passo necessario, che arriva con 27 anni di ritardo rispetto alla prima unione civile celebrata in Danimarca. Speriamo di non dover attendere altrettanto per celebrare i primi matrimoni e bisogna regolare assolutamente il problema della stepchild adoption, che è uno scandalo che sia stata tagliata da queste unioni civili. E infine c'è una legge contro l'omofobia e la transfobia in stallo in Senato da diversi anni, ossia dall'inizio di questa legislatura. È già una legge zoppa anche quella, cerchiamo di farla passare al più presto possibile. Si segnalano aggressioni a livello di omofobia in provincia di Imperia? Ce ne sono state recentemente, in passato? Allora, a mia conoscenza non recentemente. È vero che non è sempre facile vivere la propria condizione di omosessuale, transessuale in provincia di Imperia. È abbastanza eloquente il fatto che il Cassero di Bologna, che ha istituito un telefono amico da diversi anni, ha dichiarato recentemente che il più alto numero di telefonate lo ricevono dalla regione Liguria. E quindi questo significa che c'è una... Contro l'omofobia, quindi. Esatto, sì. Il Cassero è l'arcigay di Bologna, diciamo. Ci sono tante persone LGBT in Liguria che vivono con sofferenza la propria condizione di omosessualità o transessualità.